Benvenuti a questo terzo episodio di Ruolate a tema Edengate. Edengate è stato un evento che sotto molti punti di vista è stato parecchio complesso, parecchio difficile, e non solo letteralmente perché è faticoso da andare continuamente avanti e indietro, ma perché portava avanti delle tematiche molto molto pesanti. Già in altri video vi ho parlato di tematiche pesanti che mi sono trovato ad affrontare nel corso di un evento, però qui tutto si basava su quello letteralmente. Quindi il carico da 90 era proprio su questi elementi, e questa cosa ovviamente mi aveva segnato. Prima di tutto vi ricordo però questa cosa: attenzione, se state vedendo questo video e non avete visto i precedenti, vi devo avvisare che questo video conterrà degli spoiler sull'evento. Il primo video e il video di Road to Edengate invece non presenta questi spoiler. Questo video e il precedente invece, chiamato Desperate Housewife, in realtà sono pieni di spoiler. Attenzione, perché l'associazione La Forgia del Tempo, che gentilmente mi ha permesso di partecipare a questo evento e che vuole rifare questo evento, ovviamente mi ha consigliato, e io sono d'accordissimo, di dire attenzione, se volete partecipare non guardatevi questi video, perché effettivamente in questi video si faranno degli spoiler. Ed è un peccato, perché è molto importante che alcune cose arrivino così, proprio pugno nello stomaco, non attese. Quindi fate attenzione a questo. Vi faccio una domanda per prima cosa: come si passa da questa famiglia, che sembra quasi uscita dal mulino bianco, a questa situazione? Beh, lo scopriremo in questo video. Lo scopriremo in questo video, e mannaggia quanto pianto quella giornata. Prima di tutto bisogna considerare questo: solo nel terzo atto di Edengate, che si svolgeva la domenica mattina, era possibile uccidersi. Questo ha portato ovviamente che negli atti precedenti ovviamente la situazione si stava man mano caricando, stava salendo la tensione, per poi esplodere. Beh, decisamente esplose tanto, perché, anzi, well, that escalated quickly, ma very quickly, perché tutto andò velocemente, molto molto velocemente, a quel paese chiamato Edengate, che in quel caso, beh, divenne veramente, ve lo racconto. Praticamente, come avevo anticipato nel precedente video, io mi ero ritrovato a far parte del culto del cuore vero, le mammine pancine, semplicemente le mammine pancine, ma con i coltelli. E ovviamente io non ero d'accordo a questa cosa insieme a mia sorella Fidelia, ma ormai c'eravamo dentro. E quindi domenica mattina si partì con praticamente le riunioni delle varie fazioni che si erano andate a creare, e noi ci eravamo ritrovati a discutere di questo, e io non ero soddisfatto, al che Maddalen mi disse che non c'era bisogno che io facessi qualcosa, che io agissi, perché per lei la cosa importante era che non importava che cosa fosse accaduto quel giorno, che qualcuno però portasse avanti il suo messaggio, il nostro messaggio, su questione dell'amore e tutto il resto, lo portasse avanti. Quindi qualcuno che, anche nel peggiore dei casi, sopravvivesse. Ovviamente questa non era una cosa che mi piaceva, però allo stesso tempo... Cavolo, io non volevo agire in maniera violenta contro altre persone e volevo cercare di evitare il più possibile, ma allo stesso tempo non mi si stava chiedendo. Ma ovviamente questo creava un bel contrasto con il mio personaggio, perché, beh, la donna che hai sempre amato, incinta probabilmente di tuo figlio, è pronta praticamente a fare Rambo in mezzo al paese, e tu no. E questo creava una bella situazione di scontro. Veramente una bellissima situazione di scontro. Il tutto, per quanto mi riguarda, quantomeno per come io ho vissuto ovviamente quella parte dell'evento, però, partì da mia moglie, Helen, di cui vi ho parlato nel precedente video. Helen non mi portava rancore, nel senso, non mi odiava. Sì, beh, ovviamente non era contenta di quello che avevo fatto, perché chiaramente il tradimento, eccetera, eccetera, però non mi odiava, anzi mi aveva perdonato.
la persona veramente che non era riuscita a perdonare e che l'aveva spinta verso una certa direzione ben precisa era appunto mio padre Malachi. Nel senso che lei, come molti altri in città, tra i giovani di Eden Gate, volevano fare una ribellione, ribellarsi al potere costituito e semplicemente al dominio dei sovrintendenti, degli anziani, letteralmente. Helen aveva accettato e quindi si era schierata da quella parte e quella mattina minacciò con la pistola uno dei cani e mio padre, Malachi. Ovviamente in mezzo a tutti, e quindi tutti iniziarono a strepitare, come vedete qui a fianco delle foto di come quando lei tentò di estrarre la pistola che venne disarmata, dopodiché venne costretta in ginocchio. Io la stavo implorando, ma lei non voleva assolutamente chiedere pietà. Fu così che gli spararono e fu la prima persona a me fortemente legata che mi vide morire lì davanti. Quella morte, quella prima pallottola sparata, perché penso che sia stata la prima persona morta quella giornata, praticamente a cascata portò la distruzione su Eden Gate. Letteralmente il gruppo di cui faceva parte Helen, che appunto questo culto che volevano opporsi, iniziò a dare di matto, iniziarono a tirare fuori le pistole, temendo appunto che anche loro venissero giustiziati davanti a tutti. Scoprì in quel momento che anche mio figlio, Geremia, quello che non sapevo di aver avuto da Madeleine, nel senso che sospettavo, ma mi aveva dato conferma solo la notte precedente, era in quel gruppo, scoppiò una sparatoria e ne rimase coinvolto pure mio figlio, quindi vidi mio figlio cadere, Geremia, e Geremia chiamò me in punto di morte, implorò chiamò il mio nome, e io veramente come scena fu fortissima, perché io mi ritrovai inginocchiato sul corpo di un figlio mai conosciuto, a cui mai ero stato vicino perché non sapevo che era mio figlio, che implorava e chiamava il mio nome, perché in realtà lui sapeva che io ero suo padre. Stava chiedendo di stargli vicino nei suoi ultimi momenti, quindi mamma mia che scena fortissima, e che ho avuto veramente la fortuna di essere lì presente in quel momento, perché fu veramente una scena veramente forte e toccante sotto quel punto di vista. Dopo la sua morte mi ritrovai ovviamente anche ad essere spaesato, a non sapere bene cosa fare. Fu quel momento che alle spalle mi arrivò, puntandomi una pistola, Gabriel, il padre, in realtà no, di Geremia, e il marito di Maddalene. Ovviamente non era molto contento del fatto che io fossi andato a letto con sua moglie, e soprattutto che in realtà i suoi figli fossero miei figli. Però la sua era disperazione, perché il loro rapporto era sempre stato marcio, non aveva mai funzionato, e quindi man mano era diventato sempre più violento. Il gioco che ci fu durante l'evento tra Madeleine e Gabriel fu bellissimo, molto carico di risentimento, di tentativi di riavvicinarsi, perché non si odiavano a prescindere, ma non c'era possibilità che funzionasse la loro relazione. Fu molto molto bello come lo gestirono, molto forte, e allo stesso tempo ovviamente quindi lui era lì per cercare vendetta, letteralmente voleva vendicarsi, e tra l'altro lui faceva parte del gruppo dei cani, coloro che invece si erano rimasti, come posso dire, ortodossi in quella situazione, quindi erano comandati dai cani, e c'erano tutti i giocatori che avevano deciso di schierarsi letteralmente coi cani, e quindi rimanere ortodossi nella loro scelta, quindi non schierarsi con uno dei culti che si erano venuti a creare all'interno della comunità di Eden Gate. E quindi mi stava puntando, e io letteralmente lì gli feci il frittatore. Cioè lui era lì per ammazzarmi e voleva vendetta, e praticamente io non feci altro che, interpretando Hiram, giustamente chiedergli perdono, implorarlo per il perdono, scusarmi, dirgli che non avrei mai voluto neanche provocare quel dolore a lui. Cioè lui, io sapevo che era una persona violenta e tutto il resto, però sapevo anche di aver avuto una certa responsabilità, perché appunto
la relazione con Magdalene non aveva mai funzionato e quindi in realtà era in parte colpa mia. In un certo qual modo riuscì a fargli il frittatore, cioè non solo lui non mi ammazzò, ma addirittura mi perdonò. Cioè io, implorandogli perdono, prendendogli la testa fra le mani e chiedendogli perdono, riuscì praticamente a ottenere che non mi ammazzasse. Poi purtroppo morì ammazzato in una sparatoria di lì a poco, Gabriel, però sentite, io quantomeno avevo cercato di riappacificarmi con lui. A quel punto, sì, sconvolgimento, perché a quanto pare su in paese, nelle varie case, in quel momento invece ci trovavamo davanti alla chiesa, era avvenuto un omicidio, era stato ammazzato il capo di casa Aaron, ma in tutto quello era successo anche un altro tafferuglio e Magdalene era stata colpita a morte. Mi ritrovai quindi a correre verso le case a cercare e anche lì trovai Magdalene per terra, morta ormai. Non mi restò altro che piangere sul suo corpo e in una scena molto molto personale, perché eravamo veramente io, la giocatrice ovviamente che faceva Magdalene, e il suo assassino, che tra l'altro era David, il marito di mia sorella, ma completamente impazzito. Beautiful, ragazzi, beautiful, questo evento fu beautiful, completamente beautiful, ma con le tragedie vere, non come beautiful, che sono pacche, quelle tragedie, e praticamente ovviamente ero lì a piangere, la donna che amavo, il figlio mai visto, quindi anche completamente devastato. A quel punto non mi restava altro che scendere in un paese e portare avanti l'unica cosa che potevo fare, la promessa fatta a Madre. La promessa fatta a Mandren di portare avanti il culto. Ma non bastava ancora, perché ancora mancavano delle tragedie nella mia vita. Tra quelle tragedie c'era praticamente il fatto che anche mio padre Malachi si rivelò essere a capo di un culto. Il suo culto era praticamente il KKK a colori. Praticamente avevano, letteralmente era un culto che odiava la gente venuta dall'est e, come vedete in questa bellissima foto, decisamente avevano i cappucci, ma tutti colorati, giusto per non essere uguali al KKK. E quindi stavano, erano letteralmente lì, mio padre Malachi, che si era sempre professato seguire la retta via eccetera eccetera, in realtà voleva ribaltare l'ordine e voleva mettersi lui a capo della società e lui si credeva praticamente il profeta del re della vita. Ok, e a quel punto ovviamente la situazione divenne tragica, perché erano diverse persone che si erano messe i cappucci e c'erano però ancora diverse persone con le pistole da entrambe le parti. La sparatoria che ne conseguì praticamente portò quasi alla morte di tutti, compreso mio padre Malachi. Ha ucciso questo falso profeta, questa persona che si era rivelata essere il peggio del peggio, e era mio padre che mi aveva fatto fin da sempre queste storie eccetera eccetera. Fu messo lì come esempio sulla sedia con mia madre Temperance che piangeva, ma in realtà gli urlava addosso odiandolo, praticamente con la richiesta di lapidarlo, il corpo, perché cioè, ovviamente stiamo parlando dei sassi spugnosi, sono sempre molto caruci perché non ti puoi far male con i sassi spugnosi, però tu li lanci e questi volano perché non sono assolutamente pesanti come un sasso vero. Quindi ci fu questa scena fortissima con l'ultimo dei cani che era sopravvissuto, che praticamente stava cercando gli ultimi cultisti rimasti, e io sapevo che era rischioso perché se ci avesse scoperto sarebbe successo un casino. In quel momento arriviamo a questa sezione di questa foto dove praticamente tra le persone che erano state scoperte c'era anche mia zia Marta, che faceva parte tra l'altro sempre del culto delle mammine pancine, quindi siamo a 5 della casa di Jared, praticamente eravamo un bel gruppo, praticamente che erano stati presi e sapeva di essere condannata, tant'è che l'ultimo cane sopravvissuto mi aveva dato in mano una pistola e mi aveva detto di ucciderla per dimostrare che eravamo
eravamo delle persone rette che seguivamo i veri comandamenti del re della vita, aveva detto sparagli, uccidila, che lei è una peccatrice e non è una demonologa e quindi non merita perdono. Da qui questa scena fortissima, perché io non volevo, il personaggio era non violento, non volevo fare del male a nessuno in tutti i modi, soprattutto con armi vere e proprie, quindi non volevo agire. E quindi questa scena fortissima è una di quelle scene proprio che mi sono rimaste, perché la giocatrice che interpretava Marta, mia zia, aveva capito e mi stava implorando di ammazzarla, perché aveva capito che se io gli avessi sparato avrei convinto che ero una persona retta e quindi il culto, grazie a me, sarebbe sopravvissuto. E quindi mi stava implorando di ammazzarla. E cavolo, è una scena forte, cioè avere una persona lì inginocchiata che ti sta implorando di ucciderla perché sa che tanto lei è condannata, ma vuole che comunque il messaggio vada avanti, quell'ideale vada avanti. Fu una scena fortissima. Di cui però non ebbi necessità di prendere un'effettiva scelta, perché a quel punto mia sorella Shoshanna, mannaggia lei, addio Shoshanna, au revoir Shoshanna, decise che, sai cosa? Ma se spariamo al cane invece che a nostra zia? Fu così che prese in mano la pistola e sparò al cane, ma il cane sparò a lei. Quindi ulteriore tragedia. E in realtà a quel punto, scesa finalmente la polvere, e non c'erano più cani. E i pochi sopravvissuti, eravamo una decina scarsa su 50 giocatori, beh, a quel punto dissi: fermi, basta, vi prego, mettete giù le armi. Ed fu così che in realtà quegli ultimi 10 giocatori, tra cui mia madre, mia sorella Sara, che aveva perso il marito, perché il marito faceva parte di quelli che volevano ribellarsi e distruggere la gerarchia del ram, eccetera eccetera, ed era morto purtroppo negli scontri, e altre persone, ed erano diverse del mio culto, quindi del culto delle mammine pancine, eravamo il 50% erano del culto delle mammine pancine, ci ritrovammo a praticamente quietare la situazione e a decidere di calmarci. Fu così che purtroppo non sono ripreso, non so se ci sono delle riprese nel caso, l'avrò messa qui, ma sicuramente c'è una foto, ma dalle mie spalle, infatti non, ci sono persone che stanno guardando me, ma non si vede io che sto facendo il discorso. Quel discorso per cercare di ricreare un nucleo di Eden Gate lo feci io, perché mi misi letteralmente a capo dei pochi sopravvissuti, visto che comunque facevo parte del consiglio del sovrintendente, dove parlai in maniera ovviamente un po' mischiata per non far capire alle persone che non facevano parte del culto, gli parlai letteralmente di come sarebbe potuta sopravvivere il ramo, bastava semplicemente appunto basarsi sull'amore. Il mio personaggio a quel punto aveva deciso: va bene, seguo quello che mi ha chiesto Maddalene, lo faccio! E quindi feci questo discorso dove parlai del fatto che non basta relazioni che portavano all'odio, l'ingiustizia, quell'odio aveva fatto crescere all'interno i demoni nella nostra città, e quindi che poi erano portate a tutta quella morte. In un certo qual modo posso dire che misi insieme quelle poche persone rimaste e le convinsi, diciamo, a cercare di sistemare le cose. E per assurdo, quindi, tra i gruppi pieni di persone con le pistole, quelli la fazione comunque dei cani, quella ortodossa, quella dei rivoltosi, quella del KKK ma in versione arcobaleno, noi, come culto delle mammine pancine, eravamo quelli effettivamente sopravvissuti, eravamo la maggioranza. A parte pochi altri, tra cui mia sorella Sara, perché lei patata non aveva capito nulla, e non si era unita a nessun gruppo, per farvi capire, mia madre Temperance, ma che ovviamente potevo in qualche modo convincerla, non voleva perdere altri figli, e pochi altri. Quindi posso dire che sotto un certo punto di vista avevamo vinto. Per assurdo, nonostante ovviamente le terribili perdite, le terribili tragedie, veramente
le persone morte, care, tantissime. Ma teoricamente avevamo vinto. Il culto del cuore vero era sopravvissuto. Anzi, non era sopravvissuto, dominava Aiden Gate. Quindi, a quel punto mi resi conto anche di altre due cose. Ero uno dei pochi sopravvissuti in un evento che aveva avuto il 90% delle morti. 90%, è tanto il 90%, è veramente tanto il 90% dei giocatori morti. E quindi complimenti a essere sopravvissuto. Ma secondo, io mi resi conto di aver fatto una perfetta run pacifica. La Pacific Run avevo fatto. Io ho fatto la run pacifica. Nessuno aveva avuto violenza da parte mia, non avevo mai usato violenza su nessuno. Ovviamente a quel punto si interrompe l'evento, ci fu la scena finale del... al cimitero, per fortuna non ci è stato chiesto di fingere di portare le bare di tutti, perché sennò ci avremmo impiegato un'intera giornata, avevamo 40 persone morte, però a quel punto, finita la scena, mi resi conto che quanto era stato forte quell'evento, quanto era stato impegnativo per me quell'evento, quanto era stato coinvolgente sotto molti punti di vista e veramente, veramente, posso dire, crudo sotto altri. Le violenze, gli abusi, le cose non dette, l'odio che strisciava, il tentativo di reprimere tutto quello che non era considerato giusto. Fu un evento veramente intenso. E non solo sopravvissi quell'evento, non solo, ma vinsi quell'evento e lo vinsi senza mai sparare un colpo. Mi diedero una pistola in mano, ma io non lo sparai mai con quella pistola. Quasi rimasi assordato da mia sorella Shoshanna, che mi sparò quasi. Detto questo, quindi, siamo arrivati alla fine, alla conclusione, alla rivelazione di quello che era, quello che è stata la mia esperienza ad Engage, un'esperienza fortissima. Scusate, questi video stanno venendo veramente lunghi, ma ci tenevo a farli abbastanza corposi, perché bisognava raccontarvi un po' tutto il contesto, altrimenti sarebbe stato difficile farvi arrivare le emozioni che ci sono in questo genere di eventi. Detto questo, ovviamente voglio il vostro parere. Il parere su quello che vi ho raccontato. Vi è mai capitata una situazione? Vi faccio due domande. Vi è mai capitata una situazione dove siete riusciti senza mai usare l'opzione violenta a superare non una singola prova, un singolo test, ma proprio un'avventura, una campagna, un evento LARP? Magari un evento LARP è più probabile se si fanno dei personaggi. Però considerate con questa piccola precisazione, nonostante ci sia così tanta violenza generalizzata, nonostante quasi tutti avessero dei motivi per essere violenti verso altri giocatori, fatemelo sapere. La seconda, ovviamente, è se mai siete sopravvissuti, se vi è capitato in eventi ad alto tasso di mortalità, se siete mai sopravvissuti e in che modo siete sopravvissuti. Personalmente mi vengono in mente altri esempi, tipo Ultima Torcia con il Forte Metallo, la nostra avventura sul canale dove praticamente col mio personaggio Guron fu l'unico a sopravvivere dell'intero gruppo, perché scappai letteralmente dopo che eravamo stati massacrati. Vi vengono in mente delle storie del genere? Nel caso fatemi sapere qui sotto, scrivetele qui sotto, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Ovviamente io qui a lato, come al solito, vi lascio tutti i contatti per il Patreon, per vedere la gente che supporta il canale, il link per quello che è la playlist di Ruolate, se volete vedere anche gli altri video sugli altri live che ho realizzato. E per il resto noi ci salutiamo qui, ci vediamo nel prossimo episodio di Ruolate. Alla prossima, ciao bagai, bye. Perché questo era il volere del re della vita.